faccio parte di quel gruppo che dovrei impormi di darvi spazio. Hai capito? A volte, secondo me, siamo noi che non riusciamo a darlo a voi. Perché fa sempre paura che una generazione nuova entri e tolga un qualcosa a me. Il cambiamento fa paura, sempre. Però se con quello che avete fatto voi riesci a metterci entusiasmo, riesci a mettere, mi fai vedere la tua voglia di conoscere, la tua voglia di imparare e contagi anche me, probabilmente quel velo che mi sono messa perché magari la quotidianità mi ha portato un attimino a essere un po' più tranquilla, mi dai uno stimolo per continuare a essere meglio. Però il problema, a parte tutta la burocrazia che diceva Max, è la voglia nostra di darvi spazio. Cioè, se riuscissimo noi a capire che voi potete portare, come dice lei, qualcosa di buono, anche preso dal resto del mondo, è tutto di guadagnato. Abbiamo qua un esempio di Erika, se magari vuoi fare... Però Erika, ritorni o no? Perché tra l'altro sta promuovendo il nostro territorio, non... vai di lì, più... magari passate il microfono. Che... C'è la Francesca. C'è. Sentiamo un po' Grigio Erika. Sono trasferita negli Stati Uniti, in Florida. Sono laureata in psicologia. Per alcuni di voi siete venuti al ristorante che gestivo, quindi eravate clienti, un po' vi conosco. E poi ho cambiato, quindi per me il cambiamento è stato un motivo di voglia di cambiare. Ho sentito che dovevo cambiare qualcosa. Quindi sono andata a Miami Beach per 2 anni. E poi mi sono trasferita a Tampa. Da lì ho iniziato la mia nuova attività, sono diventata socia di 2 aziende e vendo prodotti italiani all'interno delle basi militari americane negli Stati Uniti, anche qui in Europa, per esempio Vicenza, Aviano, Napoli, Livorno e Sigonello. E quindi per me diciamo che l'esperienza all'estero mi ha cresciuto, mi ha migliorato, ma soprattutto mi ha fatto molto apprezzare il Trentino. Quando ritorno lo vedo con occhi diversi, lo apprezzo tantissimo, adoro Canale di Tenno, ho sviluppato un bed and breakfast e un piccolo ristorantino, il primo che c'è, l'unico posto che c'è, dove puoi bere un caffè o degustare un bicchiere di vino locale. E quindi diciamo che sono giovane, ho 32 anni, lavoro tantissimo, però mi piace. Metto la passione in ogni cosa che faccio e chiaramente non ho paura, bisogna un po' mettersi in gioco, rischiare, bisogna un po' pensare think outside the box, come si dice là, quindi non bisogna pensare dentro nella scatola, ma bisogna guardare con gli occhi in una prospettiva diversa. E poi bisogna anche essere fortunati, ma come ha detto Seneca, alla fine la fortuna è quando l'opportunità incontra la preparazione. Quindi bisogna un po' cercarsela questa fortuna alle volte. E torno, non lo so, se torno, torno comunque perché torno per lavoro, lavoro con delle aziende comunque anche trentine come la Felicetti e lavoro con altre aziende italiane e quindi comunque torno per lavoro, devo andare spesso in Germania, e quindi vado e vengo. Non lo so se tornerò poi sempre qui, non ho idea, per il momento sono troppo carica per continuare questo viaggio che sto facendo. E basta. Vedrà che quando scendi dalla curva di Nago, quella famosa curva di Nago che si apre sotto Torbole, sindaco, lo dico guardando lei e anche il vice sindaco, ma dato, quando si apre lì si apre il cuore, insomma. Noi che non abbiamo più 32 anni, almeno io non ho più 32 anni, ma sono cresciuto da giovane con a fare gli allestimenti per una fiera, no, lasciamo perdere la Vespa, chi mi conosce sa, non tocchiamo. Io sono cresciuto da giovane quando c'era bisogno, facendo gli allestimenti per una fiera, vei tedeschi, vei scarpari, eccetera, eccetera. Presidente, lei lo sa, io gliel'ho già confidato, se non lo sa si è dimenticato, ma appena il Palazzo dei Congressi è stato costruito, io fu uno di quei tanti giovani che metteva sui pannelli e preparava per le scarpe, eccetera. Cosa facciamo? Mi ha fatto molto bene, devo dire, sinceramente. Infatti sono qui pubblicamente a ringraziare Riva Garda Fiere Congressi per avermi... Per adesso è stato il tema anche del mio tema di maturità di italiano, il Palazzo dei Congressi. Quindi, vabbè, ma questa... Ormai abbiamo sforato e andiamo sul personale. I giovani? No, io non sono in grado di rispondere a questa domanda, anche perché una domanda del genere si corre il rischio di dire le banalità che sono scritte dentro quei bigliettini di Baci Perugina, no? Intanto se non ereditassero i difetti dei vecchi sarebbe già una gran conquista. Beh, questa... E la cosa secondo me, io ho un'esperienza,
Scusa, io ho un'esperienza delle ragazze, soprattutto perché sono ragazze, che abbiamo al Palazzo dei Congressi. Noi abbiamo fatto un paio di fiere per 2 o 3 anni a Dubai e poi in India. E le abbiamo fatte investendo, buttandoli soldi, e siamo riusciti a recuperarli per fortuna, siamo riusciti a poi non le abbiamo più fatte queste fiere, e siamo riusciti a recuperare, a fare grandi relazioni che ci consentono oggi, ma il più grande successo di quei 2 eventi è che noi abbiamo fatto viaggiare a Dubai e a Nuova Delhi, quindi in 2 mondi che sono lontanissimi, e soprattutto ragazze di 25, 30, 35 anni, che oggi uscendo da questi mondi hanno aperto la testa, si sono confrontati con mondi lontanissimi, oggi se la giocano con tutti, a livello nazionale e a livello internazionale, se la giocano con tutti, per cui io credo che una cosa da fare, quelli più vecchi come me, io non sono giovane come lei, cioè io non posso dire che ho quasi la tua età, lei sì, forzando un po', ma io proprio non lo posso dire. Sofia, è qualche anno in più, Presidente, non è che sia... Dire che se si riesce a tenere i piedi ancorati sul proprio territorio, ma non farsi offuscare gli occhi, ma soprattutto la testa, dalle montagne che ci circondano e guardare come gira il mondo, questo è un consiglio che io mi sento di dare. Perché il mondo, quel che succede qui, in parte lo determiniamo noi che viviamo qua, ma in campo turistico in particolare, e non solo, quel che succede qui ha le proprie origini in posti e in paesi molto lontani. Nessuno si immaginava che uno dei segmenti di turismo importanti per il nostro paese, nessuno se lo immaginava 5 anni fa, potesse essere il mondo della Cina. Oggi quello è uno dei segmenti turistici su cui i grandi spostatori di turisti guardano con attenzione. Poi, posso chiudere con una battuta, quando si parla dell'eccellenza del nostro territorio, c'è qualcuno, anche fra di noi, fra la politica, fra l'imprenditore, che crede che questo territorio possa diventare più eccellente di quanto già non sia, e se un giorno magari in via Fiume le incontra il Briatore con la Gregoraccia, il figlio Tompo che passeggia, ma è mia così che gira il mondo. E un territorio è eccellente se ha un hotel a 5 stelle, il quale è eccellente non perché ha 5 stelle, ma perché dà servizi, lo diceva prima il direttore, no? Di quella... Ma è eccellente se ha un campeggio all'aria aperta che fornisce ai propri clienti servizi di eccellenza coerenti con le aspirazioni di quel particolare cliente. E noi abbiamo tutte le condizioni, perché appunto la natura questo ci ha dato, per diversificare questo prodotto e mantenere il livello alto, accontentando, è evidente, chi ha la mia età, ma fondamentalmente, perché insomma, il futuro è lì, non è che lo scopriamo questa sera qua, chi invece che avere 2000 anni come me, che ne ha 20, 25, 30, su via, Presidente. Io credo che questo può un po' meno timore a dirla propria di quanti hanno le generazioni come le mie, insomma, no? Male che vada, se incazza qualcuno, ma non è che dobbiamo avere la pacca sulla spalla di tutti, non è che dobbiamo avere l'unanimità e il consenso, in Italia dire quello si pensa, accontenta qualcuno, non accontenta qualcun altro, ma vabbè, se no passerà. Allora, rapidissimamente, perché siamo già arrivati a 10 minuti alle 23, quindi le altre domande le lasciamo perdere, Sara, poi anche il direttore FIA e poi... Silvio Rigatti, la conclusione è tua. Allora, guarda, io credo di aver capito che sono pensavo di essere la più giovane al tavolo, invece sono la seconda più giovane al tavolo. Quindi non me la sento di parlarti di lavoro, anche perché io lavoro nell'edilizia, quindi la ragazza che lavora nel mio studio, il mio braccio destro, ha iniziato a lavorare con me quando lei aveva, penso, 16 anni. È andata via, si è laureata in architettura e è tornata. Perché lei ha questa passione per il territorio, probabilmente gli piace follemente, non ho capito come mai, lavorare con me, e quindi è tornata. Io ho l'esperienza di mio fratello, che lui è andato via a 18 anni, non è più tornato. È andato a lavorare in America, poi in Olanda, poi adesso lavora a Madrid e vive lì. Una cosa per migliorare, anche se Mauro mi ucciderà e probabilmente anche gli altri politici che ci sono qui questa sera, il territorio, e io lo vedo frequentando per esempio l'Università di Firenze, quando io dico venite a Riva del Garda, loro mi dicono, oh, come ci arriviamo? Perché la mia generazione ha 18 anni meno un mese, si iscriveva per prendere la patente per arrivare a 18 anni e un giorno e avere la patente in tasca. Io non so qui in Trentino, perché di giovani purtroppo non ne frequento molti, ma nel resto d'Italia ormai usano il treno. Quindi
Il fatto che non ci sia una comunicazione fa sì che Riva del Garda non sia una meta per la tua generazione, ok? E quindi non avendo un'utenza, e l'ha detto Resegotti, di giovani, diventa difficile avere, creare qualcosa che diventi appetibile per voi, ok? Quindi se d'estate di manifestazioni ce ne sono a bizzeffe, se tu esci la sera, durante la settimana non c'è nessuno. Già andando a Trento la questione cambia dal giorno alla notte, perché tu passeggi per Trento il pomeriggio è pieno così, perché ci sono le università. Quindi nell'ex area Cattoi o si fa un 5 stelle o si fa un qualcosa di attrattiva per i giovani a livello di siamo il turismo outdoor, facciamo un'università sportiva o cose del genere. Però poi bisogna pensare ai collegamenti. E adesso, come ultima cosa, vorrei lanciare una provocazione, e so già che qualcuno, il sindaco Morandi, non apprezzerà. Ma una soluzione per la viabilità a costo zero, una prova, anche il Mauro mi uccide. Fare un bel senso unico che parte dall'incrocio di Linfano e si va in su, e dalla Mazza si viene in giù. L'avessimo provato a Pasqua, costava zero, l'abbiamo già fatto, me lo sono perso. Beh, io a Pasqua sono entrata in Galleria Mori alle 5 e sono uscita alle 6 dalla galleria. Quindi insomma, secondo me... No, belli e l'imbuto, arrivi con due corsie, diventa una, è come andare in tangenziale a Milano, ci sono 18 porte, esatto. E quando finiscono le 18 porte ti ritrovi a volte su una corsia, è la lungimiranza dei nostri... Vabbè. Allora, chissà che magari assistiamo allora a questa sperimentazione. Quindi non ho detto una cavolata. Due battute rapide in conclusione, sempre con riferimento alla domanda di Francesca, non so, mi veniva... direttore, concordo con Pellegrini che devono non fare gli errori che magari abbiamo fatto noi, quindi magari altri, però non lo so, i giovani qui e chiedono, possiamo insegnare anche... La questione con alcuni interventi è che devono fare un po' andare in giro per il mondo e capire un po' come gira, insomma, no? E quindi poi magari tornare e magari portare anche qualche know-how all'interno nostro. E già Erika, già abbiamo avuto qualche riscontro, però voglio dire, tutti siamo stati un po' giovani, no? Tutti siamo stati un po' ribelli, tutti quanti eravamo un po' contro quello che, no? E io mi ricordo che avevo una macchina, una Fiat 127 targata 17 del 71 ed era l'86, quindi 400.000 lire, cioè voglio dire, abbiamo cominciato un po' tutti quanti, un po' tutti così, no? Però voglio dire che ognuno deve un po' fabbricare il suo futuro, no? E su questo bisogna che le competenze, come sono state dette più volte, siano ben chiare e deve essere poi espresse. Magari non subito, perché magari qualcuno si deve sporcare le manine, anche se magari è un ingegnere, magari anche se è un laureato. E questo non è che deve essere una cosa che deprime, anzi, probabilmente qualcosa che insegna, perché probabilmente cominciando dal basso, cominciando a capire bene come funzionano le cose, magari si matura in fretta. Io i giovani che l'ho letto l'altro giorno, che hanno fondato questa associazione, la prima associazione interbusale, tanto per essere così, insomma, no? Perché sono sempre di Arco, di Riva, di Dro e avanti. E penso che sia una bella iniziativa e concordo con loro che mettendo insieme le idee e non misurandosi così qualcosa di particolare tra comuni probabilmente viene fuori qualcosa di almeno di parlare delle cose generali e non particolari, insomma, quindi questo dando merito a loro, insomma. Però comunque bisogna rimboccarsi le maniche, sporcarsi le manine, prendere qualche bel ceffone ogni tanto. E... Si chiamano scappellotti educativi. Però voglio dire, questi insegnano molto. L'abbiamo presi tutti, penso, non so. Ma io l'ho preso a scuola, sicuramente. No, l'abbiamo preso un po' tutti. E ringrazio ancora chi me l'ha dato. Però voglio dire, le competenze sono molto importanti, perché anche nel nostro campo...
la ricerca, che insomma anche una settimana fa abbiamo fatto anche un convegno su questo, con l'agricoltura, la ricerca, l'innovazione, la proposta, il marketing, queste cose qua, anche magari con un lavoro millenario come l'agricoltura, che magari c'è poco da innovare, si pensa che c'è poco da innovare, in realtà c'è molto. C'è tanto da innovare, anche con un prodotto magari millenario come l'olio o ancora di più col vino, che è un prodotto, insomma, cominciamo datato, sul brione magari, datato tanto tempo fa, quindi c'è molto da innovare. Domani partiremo anche noi e faremo mezzo giro del mondo, quindi dobbiamo anche poi noi andare in giro, e se non a prendere i turisti, a prendere qualche cliente, e quindi insomma bisogna battagliare, insomma, qua non ci regala niente nessuno. E chi meglio dei giovani, che ormai con le nuove tecnologie, gli smartphone, social, eccetera, hanno una marcia in più di noi, che il sottoscritto ha cominciato a masticare un po' inglese quando doveva masticarlo, loro lo masticano magari in maniera tranquilla anche a scuola, tranquillamente, insomma, quindi imparare una lingua o due adesso è diventata una cosa normale. Inglese o tedesco, Silvio? Visto che per quanto riguarda sport outdoor e vacanza attiva, insomma, mi sembra che... Insomma, il nostro territorio, il tedesco la dice, no, lunga, però l'inglese sicuramente è il minimo essenziale. Che dire, Francesca, effettivamente quando eravamo giovani noi, se guardiamo il divertimento puro, avevamo più o meno una decina di discoteche tra Arco, Riva, Malcesine e Limone. Però guardavamo comunque al sud del lago se volevamo anche divertirci un po' oltre. Adesso forse ce n'è una, però non so dirti il perché. Forse non abbiamo il numero critico giusto per tenere una discoteca a regime, o dove poter il giovane trovare anche il divertimento, che sicuramente anche questo rivendica il giovane. Dopodiché, da un punto di vista lavorativo, ti parla uno che a 19 anni si è messo uno zaino di 800 milioni di lire di debiti, avendo il terreno di mio padre, un po' di risparmio, al 12,50% di interessi, e ha cercato di darsi da fare, tutto il giorno camicia e cravatta per avere un po' di credibilità, perché a 19 anni, insomma, più di tanto mi guardavano tutti un po' storto, dove i miei genitori non avevano mai fatto albergo, e mi sono lanciato come potevo, come sapevo, come avevo imparato alla scuola alberghiera e come avevo imparato grazie anche a maestri nelle stagioni estive. E in qualche modo ce l'ho fatta, insomma, ci ha aiutato un po' una svalutazione importante, siamo, insomma, nonostante interessi, tasso di interessi così alti, siamo riusciti a fare un po' il giro. Ma la cosa in più, che la cosa maggiore che mi ha aiutato, è nello specializzarmi. E questo è l'unico consiglio che io posso dare a te e ai tuoi colleghi. Te sei già bella sveglia e capace, e forse consigli ne ho da darti pochi, però posso dire, se io fossi un giovane di 20 anni mi specializzerei in qualcosa. Nelle lingue è una specializzazione, nei social network è un'altra specializzazione. Ma gli alberghi cerchiamo delle persone competenti e specializzate nel revenue management, nel food and beverage, in tanti settori dell'hotellerie, che purtroppo noi albergatori non riusciamo a seguire tutto. E queste sono dei posti di lavoro per i giovani fondamentali, dove vanno riempite queste caselle, e un giovane avrebbe degli spazi incredibili. Specializzarsi non serve tantissimo tempo, in 6 mesi si arriva a essere veramente uno specialista di un settore, ve lo garantisco, con corsi di formazione, con corsi, con degli stage ad hoc, si riesce ad avere una professione che è ben remunerata nella struttura alberghiera. Parlo del mio settore. Nella mia struttura ho 3 persone sotto i 23 anni, ho 10 persone nella mia struttura, siamo medio piccoli, anzi piccolissimi, però 3 sono sotto i 23 anni ed ho una soddisfazione straordinaria da queste persone. Hanno lucidità, capacità, hanno voglia di mettersi in gioco, e questo mi dà soddisfazione nel cercare sempre oltre queste persone così giovani. Quindi io quello che posso dire solo è specializzazione, formazione, specializzarsi in un settore. Ce ne sono tanti, ne ho detti 5-6, ma ce ne sono sicuramente, se ci mettiamo al tavolo te ne trovo una ventina, dove io fossi un ventenne adesso mi specializzerei. Non farei più la scelta che ho fatto quando avevo 19 anni di mettermi quel famoso zaino che ti ho detto prima. Quando guardo indietro ciò che ho fatto, molte volte dico, sono stato veramente un po' anche
azzardato, irresponsabile. Però insomma i risultati li ho portati avanti, di questo insomma ne sono anche contento e cerco di tramandarlo anche alle mie figlie, un po' di responsabilità che molte volte non fa male. Grazie, grazie Silvio. Allora le 23, io direi, onorevole Ottobre, che possiamo considerare questa tavola rotonda, siamo andati, la prima tornata di domande ce n'erano tre, le utilizzeremo, non lo so, però mi fa piacere che siano stati sviscerati questi argomenti, grazie al Presidente Pellegrini, grazie a Massimo Fia, grazie a Elisa Ressegotti, Silvio Rigatti, Sara Bombardelli, Direttore Gaglieni, Francesca Lorenzi, Massimiliano Martinelli, grazie a voi per essere intervenuti, sperando che sia uscito qualcosa che possa essere sicuramente utile a noi tutti e soprattutto anche alla giovane Francesca con questa ultima tornata di domande. Grazie a nome di Autonomia Dinamica, grazie. E viva Dinamica! Grazie.